Ah, guarda lì, guarda, gira fa. Severo speedon della Lida, la Biomi. Non so se possiamo fare questa cosa. Non fatemi ridere, però. Oh, andiamo a baccagliare le asiatiche, le vecchie asiatiche. Fate un bucherò, un brusio controllato perché si devono sentire le voci di chi dice le battute. Dammi un 3 dopo. Ciao. Perché sono qui a casa mia e non nel Regno Unito a gelarmi i chapez? Perché questa è la parte dove in maniera molto molto professionale introduco lo sponsor di oggi, ovvero i My Brothers in Christ Leti Shops. Ormai Leti Shop lo conoscete benissimo, miglior sponsor ever, io li amo, anche perché adesso potete usarlo pure per risparmiare sui vostri viaggi. Leti Shop infatti è un pratico servizio gratuito di cashback compatibile con ormai quasi 3000 negozi online che vi permette di riavere indietro una parte dei soldi spesi in shopping. Per fare un esempio, Nike che ha il 20% di cashback significa che ogni 10 euro che spendete, 2 ve ne tornano indietro. Cioè, pazzesco! Abbigliamento, salute e bellezza, libri, accessori tecnologici, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E da oggi potete usare Letyshop anche per risparmiare sulle vostre vacanze. La categoria viaggi casca a fagiolo. Troverete di tutto, dai biglietti per i vostri spostamenti, alle stanze negli hotel e negli alberghi, o se volete lavarvene completamente le mani, anche pacchetti e tour. Siamo tutti pigri in fondo. Potete utilizzare Letyshops dalla comoda app o scaricare la pratica estensione per browser, che vi avvertirà quando il sito su cui state facendo shopping ha del cashback attivo, così da poter risparmiare. Non avete ragione logica per non usare Letyshops, sono soldi risparmiati facendo niente, che è la vostra attività preferita in fondo, no? E potete farlo andando al link in descrizione o scannerizzando il QR code a schermo. Ringrazio Letyshops ancora una volta per aver sponsorizzato questo video e adesso torniamo alle mie avventure britanniche. Siamo arrivati a York, tra l'altro abbiamo un hotel molto molto carino, un po' strettino, però è un po' il prezzo da pagare per queste parti. Abbiamo avuto un casino dell'80 perché hanno fatto un casino incredibile con le chiavi, quelli dell'albergo, però alla fine dopo tipo un'oretta siamo riusciti per fortuna a sistemare tutti. Adesso si va a mangiare sperando di trovare un posto aperto, perché il problema di York e in generale di tutti i posti, ma soprattutto a York, è quelle cose chiudono tipo alle 8, quindi sì, adesso sono... ho dimenticato l'orologio. Te sei pronto per andare a cercare cibo non esistente? Certo, ma guarda che è pieno di ristoranti in verità. Il problema è che una cazzata. Ma in che senso prova la chiesa online? Cos'è, tipo su Zoom le chiamate? Fa ridere che questo vlog sarà al 70% io che vi mostrerò i miei pasti. Però ogni volta che vengo a York quello che mi piace prendere è la tradizionale chicken pie. Che in realtà ci sono varie pie, Federica ha preso quella ai funghi per dire. Io volevo quella al pollo perché al pollo non si dice mai di no. Questa tra l'altro a quanto pare anche ha vinto qualche award molto prestigioso. Qui abbiamo una salsina da mettere sopra poi quando la apri, insieme a purea di patate con un ciotolo tipo sesamo sopra, non lo so, e piselli che palesemente sono congelati. Ma vabbè, ce li faremo andare bene. Sto tempo di fare l'alchimia. Wow, che bellezza. Che bellezza, un piccolo lago abbiamo creato qua. Sono andato in supermarket a prendere l'acqua. Stavo guardando che le Pringles costano meno qui. Spicy chorizo. Questo è tipo sour cream, cioè tipo quelle verdi, però spicy. Ottima, ottima accoppiata, a me piacciono le cose spicy, però sto mangiando troppa merda. Vediamo cos'altro c'è qua in giro. Cosa c'è, cosa hai trovato? Che c'è sta roba? Cheese and tomato pasta? Che bello! Poi fredda tra l'altro, è schifo questa roba. Dovrei scaldare. Dove, scusami? Le taniche del latte. Però queste già sono di dimensioni normali, non sono come quelle che sembrano taniche di benzina che usano gli americani. Ci sono dei gran wurstoloni in vitro. Tra l'altro qua, anziché le figurine dei calciatori, c'hanno le figurine del cricket. Tra l'altro anche con le donne, molto figa e inclusiva come cosa. Poi a livello di barrette di cioccolato così, quelle monoporzione, ce ne hanno veramente un sacco. Questo qua l'ho provato l'altra volta, molto buono, e c'è i favi di miele dentro, un sacco di altre cose. Questo tocca prenderlo, questo tocca assolutamente, il Kit Kat Peanut Butter, assolutamente mio. L'ho preso mia Dr. Pepper, ma non l'ho presa perché ho detto, non abbiamo il frigo in camera, no? E poi la Dr. Pepper calda sta di piscio. E per rimediare ho preso solo cioccolatini che si scioglieranno tutti. Tra l'altro Ste si è preso il box di Bimbo Felice. Seratina di gioco tranquilla. Quelle sono puttane, eh? Sì, a voi. Ah, capisco. Che bella la finestrina lì al mattino con gli alberelli. Ma che bella.
da casa dove palesemente hanno ucciso qualcuno, tipo di Vecna, tipo lì. Tranquillina così. Non deve star male abitare qui. Certo, ne è un cazzo a fare tutto il giorno. Però la vista è bella. Oggi ci attende una tappa lunghina. Dobbiamo andare a Gloucester. Non che ho imparato dopo 3 anni come si pronuncia. Quindi visto un 3 orette in pullman, se la tappa diretta più lunga. E poi si va ad Oxford, dove passeremo la serata. Non vedo l'ora di arrivare alla cattedrale, perché adoro veramente veramente tanto quei posti. Dovete capire che io sono una persona abbastanza grossa, no? E ogni volta che vado in un nuovo bagno c'è il solito dubbio del... ma ci starò per cacà qua? Perché non è che ci sia molto spazio. L'unico problema delle casine qua a York è che sono incredibilmente strette. Noi siamo al terzo piano, dobbiamo farci tutte le scaline così. Io rischio di battere la testa ogni volta. Cos'è lì, Fede? Cos'è sto? Allora, sta brodaglia. Non trovavo il latte vegetale e quindi ho detto, vabbè, c'è del caffè solubile, della cioccolata solubile, mettiamola con l'acqua. Sembra una pozzanghera. Sì, è esattamente quello che sembra. Tazza del 2002, probabilmente anche l'ultima volta l'ho lavata. Comunque ieri quando siamo arrivati abbiamo avuto un po' di casino, perché ci mancavano 2 stanze all'appello. Un po' strano, perché cioè una cosa che non è mai successa. Noi abbiamo il piano di tutte le stanze con le persone esatte che vanno nelle stanze, quindi è molto difficile che ci sia un simile problema. E continuiamo a dire alla reception, non è che ci avete dato 2 stanze in meno. Lui dice no, è impossibile, perché ve le abbiamo date tutte, non ci sono più stanze disponibili. E abbiamo scoperto che c'è stato un doppio mix up, perché l'autista che ci accompagnava era convinto che noi dovessimo prendere la stanza, quando invece se ne doveva occupare la sua compagnia di trasporti, quindi ci aveva occupato una stanza che non andava a lui. Ma poi dopo tipo mezz'ora che continuavo a dire al tizio della reception, no guarda che è impossibile, ci manca una stanza, è impossibile, perché oh, se ti manca una stanza può esserci stato qualche casino, ma se te ne mancano 2 il casino deve essere bello grosso. E dopo tipo mezz'ora il tizio mi fa: ah, ma sapete che forse non vi ho mai dato la chiave della stanza 13? E grazie al cazzo, è un'ora che te lo sto dicendo. Vabbè, alla fine siamo riusciti a sistemare tutto, però, Dio mio, vi giuro ragazzi, è un po' brutto da dire, però gli inglesi sono veramente, veramente tanto incompetenti. Cioè, se la prendono sciallissima, tranquillissima con ogni singola cosa. Il tè? Ah, sì, è vero che c'eravamo noi, diciamo, i ragazzi fuori dopo tutto il giorno di viaggio con le valigie che voleva entrare. Io che mi stavo incazzando, stavo andando nel panico, non capivo che cazzo fossero le cose. E il tizio mi fa: ma posso darvi una tazza di tè? No, bisogna che mi dai una stanza, non una tazza di tè. C'è stata proprio la cosa più inglese che mi sia successa nel momento del panico. Senti, andiamo sul tè. Un bel teino e passa la paura. Scaglie denti di dragoni. Ragazzi, la voce da bambini doveva fare. Un mulato di stregoni. Dai, senza sbagli. Tagli la pozione. Tagli, senza sbagli. Fagli la pozione. Quali? Quale cana arriverà? Buttala se... se ci buttano giù dal pullman subito. Siamo arrivati a Gloucester, che oggi pomeriggio vediamo la cattedrale. Siamo entrati qua per mangiare in questo locale molto carino, anche perché stavamo cercando qualcosa che non fosse fast food. Tanto c'erano dei panini con i gamberetti che ci ispiravano un sacco, ma non sapendo quanto siano freschi, quindi ho detto magari evitiamo di rischiare di star male. Adesso appena arriva il cibo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Eccola qui, abbiamo qua dell'insalatina, finalmente. Questo dovrebbe essere coleslaw. Poi questa è la quiche, che è tipo una torta salata di uova con verdure dentro. E poi le patate al forno. Ovviamente, vabbè, non può mancare il panetto di burro da mettere sulle patate, perché sennò era troppo salutare. Cioè, stiamo mangiando delle effettive verdure, faccio fatica a crederci. Anche sta un miquiccio veramente ottima, morbidissima. Approvato. Fatto
piazza pulita, totale, veramente veramente buono. La cosa che c'era la cipolla in tutto. A me la cipolla piace un sacco, però magari non a tutti conviene. In ogni singolo, tranne le patate che erano solo patate, tutto il resto era pieno di cipolla. E tra l'altro anche cipolla cruda. Quindi adesso ci abbiamo qua nella sua tavola una piatella che stendiamo pure le statue alla cattedrale lassù. Cioè, solo cipolla, ragazzi, giuro su Dio. Madonna, che baci atomici che ci attendono oggi, amore. Sono entrati in questo un po' negozio di cianfrusaglie, cioè non saprei neanche dire di che tipo, gotiche forse, ma c'è un po' di tutto, dalle tazze di Iron Maiden ai fauni a serpenti e fatire, non so, robe molto molto kitsch e robe di Harry Potter a caso, perché non possono mai mancare. Cioè, queste robe, cioè, chi si appende queste cose in casa? Cioè, proprio un determinato tipo di persona che si appenderebbe queste cose in casa, e probabilmente tutti ne conoscete almeno una. Tanto c'è incenso ovunque, e tutti i vari bastoncini di incenso, cioè l'odore si combina, e c'è un odore tipo di scoreggia, però che sa un po' di vaniglia. Non è molto piacevole. Adesso giretto alla cattedrale. E ho un'arma segreta. Perché devo fare una roba adesso. Stavo aspettando esattamente questo giorno. Guarda che banda di disadattati, non sono neanche tutti, un terzo. Magari fosse così pochi. Perché li ho fatti vedere così tanti? Esatto. No, siamo proprio tranquilli. Eccoci qua nei corridoi di Hogwarts, stavo facendo un giretto per mostrare le cose. Tra l'altro c'è una cosa che non so se ho mostrato nell'altro video, è una piccola curiosità. Vieni qua. Via, questa che vedete qui, questa scatola, è una scatola di quelle elettriche, perché si collegano alle luci che girano qua nel chiostro. Che ovviamente era la classica scatola, quella bianca con il simbolo giallo e tutto quanto. Ma la produzione di Harry Potter l'aveva coperta, l'avevo dipinta in modo che si mimetizzasse con lo sfondo. Ma si tolgo la vita. E la produzione di Harry Potter l'ha tutta quanta dipinta in modo che si mimetizzasse meglio con lo sfondo. È stata una cosa che, una delle poche cose che è piaciuta all'abbazia, perché per adesso ha rovinato tipo tutto. L'acqua del bagno di Mirtillo il Contente, che è andato comunque, ha rovinato pietre secolari. Quello però gli piace, l'hanno mantenuto, perché effettivamente è più bello, se uno non sa che è lì, neanche se ne accorge. Quindi, produzione di Harry Potter. Ha fatto anche cose buone. Che in realtà la produzione ha fatto un sacco di cose, tipo questa porta qui in origine non era marrone, ma l'hanno dovuta dipingere perché sennò stonava con il resto delle porte ad Hogwarts, se era di un colore un po' più moderno. Bastava non inquadrarla, secondo me, però vabbè. Che uno penserebbe che in una chiesa trovi pace e tranquillità, no? Gente che spacca tutto. Ah, guarda lì, gira a fare. Severo speedon della Lida l'abbiamo qui. Allora, in realtà è un botto bravo, ci assomiglia un sacco. Si è pure messo il trucco per farsi invecchiare il volto. Rispetto. Dai, cazzo! Da questa porta qua, ipoteticamente là dietro c'era il bagno di Mirtillo Malcontenta e Harry e Ron uscivano qua sguazzando tutta l'acqua. Infatti queste due macchie marroni che vedete qua più scure sono macchie d'acqua. Proprio è l'acqua che ha danneggiato le pietre, perché l'acqua usciva da tipo il box che hanno messo, oppure c'erano delle perdite e hanno praticamente rovinato tutte le pietre qua. Infatti qua ci sono molti tour. Noi per esempio abbiamo fatto un tour che non riguardava Harry Potter, ma ci hanno raccontato della storia dell'abbazia. Ma tutti i tour, anche quelli che non c'entrano con Harry Potter, dicono sempre questa cosa, che la Warner Bros. Ha rovinato le pietre con l'acqua, perché se la sono regata. Giustamente, direi anche. Non so se possiamo fare questa cosa. Non fatemi ridere, però. Siamo tipo mezz'oretta da Oxford, ma ci siamo fermati perché a quanto pare c'è stato un incidente là. La gente si è fermata per strada, non so, siamo un po' bloccati qui e purtroppo la stradina è talmente stretta che per il nostro pullman enorme sarà impossibile fare manovra, quindi si aspetta. Siamo arrivati a Oxford, abbiamo una stanzina molto molto carina con i letti separati, ma vabbè,
molto molto bellina, addirittura scrivania e una TV bella grande anche. Tra l'altro qui abbiamo, come al solito, la vista che dà sul giardinetto. Vedo dei tavoli, quindi forse stasera possiamo andare là. Anche incredibili attrezzi per combattere la calura estiva. Andiamo al bagno. Ehi, il bagno è bellissimo. Doccia grande, tutto sommato, molto bellina. No, ragazzi, ok, io qui non ci... Io qui col cazzo che ci sto per fare la merda. No, no. Amore. È il vasino piccolino? È il vasino piccolissimo. Cioè, ma io scusami, come devo fare nella vita? Metti le ginocchia di qua. Non devo fare man spreading successo. No, girati. Ma come? Sì, devo cagare in diagonale. Scusami, le ginocchia qua, girati proprio. Ah, così? Non riesci a cagare così? Vabbè, però che vita di merda. Vabbè, quello stai facendo. Le case qui ad Oxford, porca miseria, sono veramente, veramente stupende. Si vede pure il pianoforte là davanti. Dovevo andare da Nando's, ma alla fine abbiamo visto Wendy e siamo entrati qua, perché non ho mai provato Wendy, quindi sono curioso. Ho preso la salsa sweet chili sauce. Boh, scopriamo com'è. I nuggets super buoni. Panino classico, panino, però la cosa tipica di Wendy è che c'ha la carne quadrata anziché rotonda. Non so perché fanno sta cosa. Vediamo un po' com'è, taste test. I gradi sono più freschi, cioè l'insalata e il pomodoro sono effettivamente freschi, non quelli del Mac che sembrano tipo fatti in vitro, che probabilmente sono rimasti congelati per 7 anni. La carne è buona, decisamente superiore al nostro Mac, assolutamente. Allora, recensione di Wendy, super approvato devo dire, era tutto incredibilmente fresco. La carne era veramente buona perché te la fanno sul momento, quindi non è che se la puoi considerare come fast food, contando che te la fanno sul momento. Cioè non era la carne di plastica liofizzata che ti becchi al Mac. E come dicevo anche prima, l'insalata, la cipolla, il pomodoro erano tutti freschissimi. Federica si è presa l'insalata ed era un'effettiva insalata, forse la migliore che abbiamo mangiato qua finora. Quindi penso che sia stato il miglior fast food che abbia mangiato finora, proprio in generale. Caga in testa al Mac, su quello non ci piove. Siamo fermati a caso in uno dei soliti 3000 negozi a tema Harry Potter. È molto carino anche con tutte le colonne. C'è un sacco di roba carina comunque. Termos a tema. Non ho idea di cosa sia. È un gift set, varie robe, pacchette, zaini, borse. Letteralmente tutto quello che potresti volere. E poi in mezzo a questo che è un negozio interamente a tema Harry Potter, Iron Man. Perché non dovrebbe mai mancare. Ma io questo personaggio non me lo... Era qualche insegnante di Hogwarts? Sì, è la professoressa Sprite molti anni dopo. Ah, molti anni dopo, siamo molti anni prima. No, molti. Vabbè, tu che sei Severus Pito non la conoscerai, sì, ovviamente, ma grande collega. Amici di infanzia, giocavamo insieme sotto casa, figure. Perché pagare 70 sterline per questa statuetta di Dobby quando puoi prenderla per 10 euro su Wish ed è pure meglio? Però il set dei cavalli della scacchiera, queste statuine qua, mi piacciono da morire. Tanto qua c'è anche la, si chiama la brocca, no? La conchiglia che Silente usava per, Harry usava per rimboccare Silente, l'uovo. Un sacco di roba carina in realtà qua. Il diario. Il diario perforato. Qua invece abbiamo due persone equalmente importanti nella lore inglese. La regina e Mr. Bean. Stavo guardando qua i portachiavi perché il mio si è rotto e me ne serviva uno. Ho detto, ma guarda, c'è questo della Fenice che è bellino. Sa quanto costa? 20 sterline, li mortacci sua per sta roba qua. Il merchandise ufficiale costa veramente tanto. Madonna ragazzi, è uscito adesso dal fatto.
io non sento più niente, io non ho più letteralmente un cazzo. No raga, un gruppo di tossici al parchetto, porca miseria. Sì, purtroppo sono con noi quelli. Com'è andata stasera? Bene. Promossa? Promossa. Andrea ha baccagliato cinesi, inglesi, tu, una vecchia lì. 18-55. Sì, esatto. Andrea, inarrestabile. E poi le signore asiatiche hanno dato anche il bacino, eh? Quindi comunque se l'è portata a casa. Assoluto maschio della serata. 9 e mezzo. Mancava la ciliegina sulla torta. Stavano facendo questo prima nel locale, è arrivata la guardia incazzatissima, ci ha corso addosso. Vabbè, ragazzi, però la gente ci dorme qua. Andrea, ma quell'inglese che stavi baccagliando? Se me le ha strofinate tutto il tempo addosso a me. Poi mi avvicina e mi fa no more no more. E va fanculo. Ma te hai capito quando hai detto l'anca. Povera nonnina. Povero gabbiano. È successo così, ragazzi. Le inglesi un po' particolari, Non so, stiamo camminando per le strade di Oxford, tipo una di notte. Sto pisciando addosso, raga. Let's go. Però c'è una casa che è tipo una chiesa. Non lo so, robe da Oxford. Secondo me. Ciao luce! Seguite la luce! Scusami, ma quello è un ragno fottutamente enorme. Guarda, c'è un ragno enorme. Ti prego, ammazzalo. Ti prego. Ma povero, guarda lì. No, che non lo voglio. Ma si sta facendo i cazzi suoi. Uccidilo. Al massimo me lo mangio. Diventa Spider-Man piuttosto, ma uccidilo. E niente. Tocca. Oh, finalmente una degna colazione inglese. Sono in braccio della scelta. E stasera, cioè stamattina si mangia bene. Non solo gli aggiorni, ma addirittura dei muffin veramente enormi. Cucine qui. Waffle danesi, ottimo. Io ho preso un po' di uova, bacon, ma ci sono dei pomodori, c'erano anche i fagioli, ma sono arrivati adesso, non voglio rialzarmi per andare a prenderli. Muffin e questo che dovrebbe essere uno smoothie. Tra l'altro vedo che Federica si è preso addirittura un'intera scatoletta di cereali. Spero che te ne diano così. Siamo a New College. New Oxford College, sì, quello è l'albero dove Malfoy si era arrampicato. E qua stiamo per fare la storia. Già che siamo qua, abbiamo tempo, ne voglio approfittare per ricreare la miglior scena di Harry Potter, ovvero quella del Potter puzza. Adesso ci impegneremo, perderemo un'ora a fare le riprese giuste, però ce l'avremo. Ah, qua il nostro dipartimento di produzione artistica sta realizzando appositamente le spille da mettere qua, le spille Potter puzza. Come vedete siamo una piccola produzione indie, però con grandi sogni di plagiare Harry Potter. Si fa concorrenza. Fate un brusio controllato perché si devono sentire le voci di chi dice le battute. Dammi un 3, 2, 1. Viva Cedric! Mi piace la spilla Potter. Con permesso. Guarda chi c'è, Potter! Posso parlare? Sì. Potter puzza! Potter puzza! Potter puzza! Io non ho idea di cosa stiamo facendo lì, ragazzi. Ogni tanto li lascio e loro ti posano appena smetti di guardarli. Piton non approva il comportamento degli studenti per niente. Sono altamente schifato di tutto ciò. Si vede. Devi tornare a casa onestamente a farmi la pasta e fagioli. Va bene, professore. Io continuo a dire che il Magic Tour è stato un errore. Ho riunito veramente le teste più vuote di tutta Italia e adesso rischiamo di distruggere tutto quanto. Intanto penso che sta gente è tipo in età per figliare, ma per fortuna ha scelto di non farlo per venire al Magic Tour. Perché se avessero avuto i figli... Ehi, bambini merda, schifo!